Eh sì, una borsetta. È che ci hanno ucciso qualcuno. Prova a guardare, gas. Unboxing. Puttana. C'è dentro qualcosa? Sono tutte, cosa sono questi? Cerini. Partiamo bene, gas. Sei contento? No. Bene ragazzi, abbiamo appena trovato neanche il tempo di arrivare sul loco e abbiamo trovato subito una borsetta in terra con dentro dei cerini. Top. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo in un altro posto che... Ah, aspetta, gas. Beh ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ripeto, dicevo, mi siamo appena accorti che c'è una telecamera. Comunque oggi ci troviamo in un posto abbandonato che mi ha consigliato Marigliana sempre, grazie, ti ringrazio, continua a dirmi i posti. E vi ricordo tutti sempre di iscrivermi su Instagram, luoghi nuovi o abbandonati che vorreste visitare, che ci andrò io per voi. Oggi sono in compagnia del mio amico Danilo. Ciao ragazzi. È già partita male la cosa perché come siamo appena arrivati abbiamo trovato una borsetta piena di cerini dentro e vediamo un attimo la situation. E come sempre vi ricordo che se non siete iscritti al canale iscrivetevi, lasciate un like se vi piace il video e basta. Particolari non ce ne sono, nel senso non ci sono gruppi di satanisti o... E quindi va bene, se non ci sono i satanisti va già bene. Tu ci porteresti qua una tipa? Qui? Fammelo vedere dentro poi te lo dico. Vabbè. Entriamo nella chiesa. Non entriamo nella chiesa. Grande gas. Abbiamo già fatto un cinema della Madonna. Ok, siamo riusciti a entrare in questo seminario. Questo seminario, la particolarità è che c'è una chiesa che si chiama la Chiesa Blu, perché in base a un certo orario della giornata, in base a come picchia il sole, grazie a delle vetrate blu crea una colorazione, una luce interna bella. Ovunque io vado, tutte le volte la prima cosa che trovo sono i bagni, sempre. Sono un amante dei cessi. Abbiamo trovato la chiesa, pare un po' a bassa voce perché ci sono dei rumori che non capiamo se vengono dall'interno. Boh. Comunque questo qua è una meta di molte persone che vengono a fare foto artistiche, infatti è famosa nel mondo degli urbex appunto per questo. Meglio così. È un'impronta, sembra recente questa. Sì, quella lì. Per questo devo dire. Più grave di quel mondo. Cos'è? Una lettera di un avvocato a Facchini Davide. Non alzarlo. In terra abbiamo una tomba. E ti dico anche dove trovarne una ancora. Sono ossa? Sì. Una vertebra.
Niente, abbiamo appena aperto una tomba già rotta, comunque ci sono dentro delle ossa, tra l'altro. È la prima volta che mi trovo al di dietro di un altare dopo che ho fatto il cricchetto. Comunque questa qua è la tomba che abbiamo trovato, dove all'interno sembrerebbe esserci delle ossa. Proseguiamo con l'esplorazione del seminario. Dov'è che sogli? Poltrona, bozza di... Hai sentito vero i ciocchi? Prendiamo un bacco di questi. Non so se si sentiranno nel video, comunque tutte le volte che andiamo nella stanza lì partono dei ciocchi della Madonna, non so da dove, magari da su. Boh, meno male che non sono da solo stavolta. Ciocco era da qui, Ma vaffanculo, la porta continua a sbattere, zio, che spago di merda. Niente, tutto questo allarme per una porta che sbatteva, mamma mia, mi sono cagato addosso dei gas. Anche abbastanza. Si è già armato. Guarda, ha già armato. Beh ragazzi, ma io ho la spada dell'Olimpo, c'ho un coltellino che penso che non uccida neanche una formica, però vabbè. Io stesso. Ci sono gat. Che sono io. Ah, vuoi andare giù te? Il temerario. E sentiamo nei sotterranei. Meno male c'è la superluce. Al momento siamo nei sotterranei, dove c'è il gas, non vedo un cazzo. Ciao. Vediamo.